Salve ragazzi, ben ritornati su Jovis Pop, ben ritornati con la carriera allenatore, 18° episodio, partita interessante contro il Liverpool, si gioca in casa, Inter-Liverpool, divisa nerazzurra per noi è la divisa rossa per il Liverpool, San Siro, la scala del calcio, Italia-Inghilterra, Inter e Liverpool, e sarà una partita secondo me decisiva per il girone, per poterci qualificare. Lancio per Eder, il difensore avversario che dovrebbe essere Alberto Moreno, non ci arriva il tiro, la sassata di Eder finisce sopra la testa di Mignolet, dovrebbe essere, e c'è subito questa rete, il primo gol dell'Inter, speriamo non sia l'ultimo gol dell'Inter in questa partita, buonissimo tiro però veramente di Eder, potente e alto. La partita però sta per riprendersi, il 22esimo, scusate, ha segnato Eder, qui Kalianoglu prende il palo al 29esimo e finisce in rete, un 2-0 per la nostra Inter in questa partita di Champions League. È un bel tiro secondo me di Kalianoglu, però la difesa avversaria qui ha sbagliato completamente tutto, poteva spazzarla invece con un passaggio strano e noi non possiamo che ringraziare così con questa rete al 30esimo 2-0. Poi questa uscita nel secondo tempo di Perin un po' così a casaccio, Brozovic è entrato a posto di non ricordo bene, Verratti probabilmente, fa quest'assist per Eder che la segna, ragazzi, la segna, bell'assist però di Eder dopo la giocata sul giocatore avversario del Liverpool. Siamo nel 88esimo, partita 3-0, qui Liverpool cerca di forse riaprire la partita ma poi termina così 3-0, ragazzi, un bellissimo 3-0 ai danni del Liverpool che ci proietta probabilmente in testa alla classifica del girone e quindi ci mette in ottima posizione per poi affrontare la squadra agli ottavi. Prossima partita, arriva il campionato, Varane si mette in luce, partita di campionato contro l'Atalanta, partita che dovrebbe essere abbastanza semplice, poi vedete bene la prossima partita contro la Roma, partita che mi ha fatto, diciamo, un po' incazzare, ma qua vado a vedere un po' cosa mi dicono gli osservatori sui giocatori che hanno trovato. E vedo alcuni nomi che potrebbero interessarmi, Fekir, Lamina, Pogba, vabbè, si è appena trasferito al PSG, Van der Beel, Motta, Nkulu, Debussy, Gourcuff, Pastore, Matuidi, va bene. Naturalmente non siamo in un periodo calciomercato, quindi relativamente ci interessa ben poco, giusto per vedere un po'. Vado a mettere la squadra delle riserve contro l'Atalanta, si gioca al San Siro, e vediamo un po' come si conclude questa partita. Brozovic, Gnupri, l'altro non ricordo bene chi abbia segnato. Ora si va contro la partita, contro la Roma, partita decisiva per poter distanziare ancora di più la Roma. Si gioca questa volta allo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Inter, partita che si farà sentire sul campo. La prima occasione per noi avviene con Alcacer, che si fa parare questo tiro al secondo minuto più che altro, e ancora qui al 19esimo Kalianoglu tenta, ma si fa trovare ancora pronto il portiere della Roma che è Musa Lera, qua Dumbia cerca, ma anche Perin si fa trovare abbastanza pronto. Qui Salah si inventa questo tiro di mancino, ma Perin c'è ancora, Pjanic la sua incursione, la passa a Salah, non riesce a tirare bene, però qui sbaglio io completamente il rinvio e Salah recupera, Pjanic recupera, la passa a Salah e segna, ragazzi, segna il primo gol della Roma al 58esimo minuto se non erro, e la partita si mette malissimo per il mio, perché Salah ci ha punito in questa distrazione difensiva. Oh, Paco Alcacer, tu per tu col portiere non riesce, questa partita mi ha un po' deluso Alcacer, però poi c'è Embolo che sul tiro, diciamo, non riuscito di Paco Alcacer, ne approfitta con l'errore difensivo e la segna per il momentaneo e forse speriamo pareggio della nostra Inter, 1-1 fuori casa. Rivediamo ancora l'azione di Embolo, un bel tiro, rasoterra e angolato,
all'85esimo, cioè 1-1, poi all'88esimo, poco dopo, Salah si inventa questa giocata. Non so da dove gli sia uscita il compito di fare una giocata del genere. Rivediamo il replay: si smarca uno, poi si smarca un altro. Rientra per tirare col destro, visto che Salah è mancino, tira col destro, tira un tiro assurdo. 2-1, doppietta di Salah, e quindi la partita termina così. Salah ci punisce, e c'è molta delusione a parer mio per questa partita. Poteva andare diversamente. Dunque, noi ci vediamo al prossimo episodio.